siamo ad Acri, nella Sila, in provincia di Cosenza, con la nostra ormai storica amica Cristiana, che stiamo andando a trovare. Allora, ci troviamo ad Acri e stiamo andando a trovare l'amico Antonio Scaglione, maestro liutaio, l'ultimo allievo del maestro De Bonis, quindi un artigiano vero nel cuore della Sila. La scuola l'ho fatto nel 96, dal 94 al 96 mi sono diplomato e poi nel 97 mi sono messo da solo a lavorare. Però poi ho avuto un rapporto continuo con il maestro, che è andato al di là del fatto di essere allievo, è stato quasi un rapporto familiare. Io ho capito che quello che mi aveva dato in 3 anni non poteva bastare e lui ha capito che ero alla ricerca di altre informazioni. Ho avuto delle esperienze in falegnameria, perché da piccolo frequentavo una falegnameria che era vicino a casa. Facevo un altro tipo di lavoro, aiutavo papà a fare il piastrellista posatore, facevamo rivestimento e pagamento nelle case. Sono partito da strimpellatore di chitarra, appassionato della famiglia De Bonis, perché lo andavo a trovare ancora prima che fatto il corso. Quando sono entrato lì, già le prime volte, sentivo bene, sarebbe bello fare questo lavoro. Praticamente qual è la caratteristica di questa famiglia? Che loro in sostanza sono qui a Bisignano, in un paese a 15 km da Acri. Ogni nuovo membro della famiglia ha portato delle variazioni al sistema che aveva appreso in sostanza. Non so se qualcun altro esiste in giro che costruisce in questo modo gli strumenti, perché è tutto un modo particolare, vede, è fatto tutto a mano, è come si facevano nel 600 gli strumenti, è il tipico metodo italiano, perché in giro ci sono altri che costruiscono le chitarre, però le fanno con il metodo spagnolo, un metodo molto più preciso, ti permette insomma di lavorare con più tranquillità e sicurezza. Se non ci fosse più l'energia elettrica, no? Io potrei comunque costruire gli strumenti. Certo. L'unica cosa è che si utilizza il fuoco, si accende praticamente, se il ferro diventa quasi rosso e deve essere quasi rovente, non tanto perché poi brucia. Si parte da questo per poi arrivare a quello. E come si arriva? Partendo, cioè con i ferri caldi si dà la forma che si deve raggiungere. Così come si facevano i violini, così come lavorava a Stradivari, c'era cioè la forma interna, alla quale si applicano degli zocchetti. La forma vengono piegate le fasce, devono aderire il più possibile alla forma. Ci vanno due zocchetti e si incollano le fasce a questi due zocchetti. Poi si incolla il manico, questo è il maschio, la femmina si fa qua. Attaccato questo, poi si attacca il fondo. Nel frattempo si prepara il piano armonico. Il piano armonico è quasi sempre di abete, con una sola variante che è quella di cedro. Questo legno, la velocità del suono è abbastanza alta rispetto ad altri legnani. Generalmente i liutai moderni li comprano queste rosette e poi le applicano. Io invece le costruisco, le faccio sul posto. Tolta la forma, rimangono tutti i pezzi attaccati, fonde, fasce e manico, e poi si mette il piano armonico. Questa è la costruzione, diciamo, della scatola. E poi da qui si comincia a lavorare sulla decorazione, quindi la filettatura, la bordatura. L'unica cosa che non faccio è le corde, e le meccaniche pure. Poi si fa il ponticello, ecco qua. Deve essere solo finita di verniciare e poi viene incollato il ponticello e messe le corde. Come mai hai deciso di portarci proprio qui tra tante altre storie che avremmo potuto incontrare? Perché qui ad Acri abbiamo un'ottima base di produttori artigiani le cui storie vanno raccontate, proprio perché sono dei presidi o di
di eccellenze di produzioni territoriali, oppure appunto come la storia di Antonio, proprio di un mestiere che si sta un po' andando a perdere, per cui bisogna tutelare, preservare e raccontare queste esperienze e sperare che qualcuno poi attraverso lui porti avanti quest'arte. L'Italia che cambia è una nazione che piglia coscienza delle proprie potenzialità, vedi, in piccoli posti esistono cose così, voglio dire, ricercate, così importanti dal punto di vista culturale che abbiamo quasi dimenticato. Le arpe di Viggiano, la lotteria cremonese, la lotteria bisignanese. Pigliare coscienza dell'esistenza di queste cose e valorizzarle, questo è l'Italia che cambia, cioè una inversione di rotta rispetto a quello che è la globalizzazione. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.